A questo punto vi dirò un attimo come procedono i lavori di oggi pomeriggio. Avremo una intensa scaletta. Il primo relatore è il dottor Paolo Sanfilippo, che è l'agente generale titolare di Generali Avellino Italia e che interverrà sull'accordo tra Generali Italia e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Avellino e Provincia. A seguire, direttamente dalla direzione di Generali, la dottoressa Sonia Portanova su RC professionale, RC asseveratore. Siamo riusciti anche ad inserire un importante intervento del dottor Fernando Tittoni, manager DAS, su problematiche connesse alla tutela legale dei professionisti asseveratori, con particolare attenzione ai risvolti penali. Ancora a seguire abbiamo l'ingegnere Miranda, Maria Teresa, che è il nostro riferimento territoriale per l'attivazione dei servizi a voi dedicati nell'accordo e che vi parlerà anche della nostra esperienza maturata in un anno di attività di assistenza ai professionisti anche in ambito di acquisto del credito. Vi indico quindi da adesso di fare eventuali domande che vi vengano in mente in chat, verranno comunque raccolte. Se c'è un tempo dedicato a questo che potremmo spendere, appunto, lo faremo, altrimenti comunque vi daremo anche individualmente tutte le risposte. Passo quindi la parola al dottor Paolo Sanfilippo. Posso? Bene, buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Un ringraziamento particolare al presidente D'Antotosto per ospitarci in casa sua, in casa vostra. Io, come ha detto Gabriella, vi parlerò brevemente dell'accordo, farò un cappello all'accordo che abbiamo fatto con il vostro collegio. E dopodiché ci saranno degli interventi qualificati per quanto riguarda la RC professionale e la RC dell'asseveratore, la tutela legale, con particolare attenzione alla responsabilità penale. Dopodiché interverrà l'ingegner Miranda, che è la nostra persona di riferimento che coordina il team che vi è stato dedicato. Ma veniamo all'accordo, perché vale la pena di spendere due parole sulla dinamica di questo accordo. Il vostro presidente, il dottor Santosso, ci ha fatto una richiesta, una domanda ben precisa. E ci ha chiesto esattamente se fossimo in grado di assicurare un'interfaccia consulenziale in loco, cioè in loco vuol dire fisica sul posto, ovviamente un tipo di assistenza qualificata e specializzata. La risposta è stata sì, ovviamente, perché sennò non saremmo qui a fare questa cosa. E tra l'altro è stato anche facile per noi dire sì, perché pochi lo sanno, ad Avellino Generali ha che è una delle strutture più importanti del Sud Italia, come organizzazione interna e capacità di erogare un certo tipo di servizi. Ma la cosa fondamentale, perché è stato facile poi adattare il nostro servizio alla vostra richiesta, è che già dal 15 ottobre 2020, quando Generali Italia ha deciso di entrare nel settore del superbonus, con tutte poi le problematiche a cascata che ne seguono da un punto di vista professionale, da un punto di vista assicurativo, che sono le riepilogo brevemente quali sono tutti i temi delicati: sono la RC professionale, la RC dell'asseveratore, la tutela legale connessa attività di protezione sulla responsabilità penale. E poi c'è tutta l'area che riguarda più che i professionisti, le aziende, quindi non meno importante,
come le polizze di cantiere, le CAR, le EIAR, le postume decennali, e poi in ultimo, però voglio dire, è anche un argomento che fa bene rientrare nel know-how, nelle conoscenze dei professionisti, l'acquisto dei crediti, perché ormai quasi tutti sanno che noi come generali compriamo anche i crediti. Ovviamente, dicevo, da un anno abbiamo messo a punto un team qualificato di persone, composto da 9 persone, che è stato facile adattare a servizio dell'accordo. Ovviamente questo team è fatto di persone che lavorano e sono sul territorio presso le nostre sedi. Voi alla fine dell'intervento, cioè, tutti gli associati avranno la possibilità di accedere a tutti i nostri servizi. A seconda delle specializzazioni vi verranno consegnati ovviamente tutti i recapiti, quindi mail, numeri di telefono, eccetera, eccetera. In ogni caso, l'ingegner Miranda, che poi farà il quarto intervento, che è la coordinatrice del progetto, vi spiegherà come accedere alla convenzione, all'accordo più che convenzione. L'accordo ovviamente ha un risvolto di tipo economico, nel senso che ci sono delle agevolazioni tariffarie collegate all'accordo che permettono un'accessibilità più ampia rispetto a quella normale offerta dal mercato, sul mercato da generale, sia in termini di tariffe che in termini di garanzie offerte. Ma ci tengo a precisare che la sostanza e il fulcro dell'accordo è il servizio. Questo tipo di accordo è basato su un servizio che noi chiamiamo tailor made, quindi servizio su misura, quindi fatto da una serie di professionisti. Ovviamente non è un servizio a pagamento, quindi chiunque di voi può accedere senza problemi, e non c'è nessun vincolo di obbligarsi in nessun modo. Vi dicevo, un tipo di assistenza, consulenza offerta che è diverso, che non sostituisce in nessun modo le varie convenzioni che ci sono in giro, che si trovano. E su questo punto vorrei fare una considerazione che ho già fatto l'anno scorso in tema di Superbonus, quando siamo stati invitati a partecipare all'evento nazionale di HACC Software, che anche magari molti di voi hanno avuto il piacere di seguire. Quando ci sono dei particolari momenti storici, dove ci sono delle iniziative particolari, tipo Superbonus, quando abbiamo iniziative ad ampio impatto di business, è normale che molti operatori vogliano entrare sul mercato e cercare di accaparrarsi una fetta quanto più grande possibile del business. Quindi è anche normale che ci siano vari tipi di offerte che si trovano in giro, ovviamente una variabilità che poi porta in confusione chi poi deve aderire. È chiaro che poi c'è anche una confusione che si viene a creare, perché poi sul mercato intervengono operatori qualificati di grandi dimensioni che fanno queste cose da tempo, magari però ci possono essere anche degli interlocutori che potrebbero anche essere meno qualificati, ma con il nome esotico oppure con l'offerta speciale collegata. Allora, in che modo
muoversi, in che modo fare le proprie scelte, il tema di scelta di soluzioni assicurative. Il mio consiglio è il seguente, quello che do sempre è il seguente, e uso sempre una metafora. Innanzitutto bisogna capire di che settore stiamo parlando. Il settore della responsabilità civile professionale, in modo particolare, è un settore dove l'acquisto del prodotto servizio è ad alta intensità tecnica di offerta. Che cosa voglio dire? Voglio dire che non è un tipo di prodotto, non è un tipo di scelta che consente di sbagliare. Io faccio sempre l'esempio del paracadute, nel senso che quando compriamo un paracadute e dopo lo usiamo, l'eventuale malfunzionamento dello stesso non ti dà il tempo di correggere l'acquisto. Quindi, nel tema della responsabilità civile professionale è un po' la stessa cosa. Quando il cliente stipula una RC professionale, una RC, e qua siamo nel tema, perché in tema di bonus 110 parliamo di un tema abbastanza complicato, dove la sottoscrizione di una RC, per esempio, di asseverazione, comporta il fatto che il cliente si lega alla compagnia in una determinata categoria di rischio che può avere un impatto o nullo o importante, cioè della serie o il sinistro non avviene proprio oppure quando il sinistro avviene è importante. Allora, quando il sinistro è importante, considerato il fatto che poi siamo in Italia, dove la durata media dei contenziosi si sa qual è, no? Un contenzioso in Italia può durare anche 7, 8, una decina di anni, è molto importante che il prodotto servizio scelto abbia una durata lunga quanto può essere il contenzioso. Perché a quel punto non sarà, nel momento in cui dovesse emergere un contenzioso a seguito di sinistro, non è più possibile cambiare la compagnia. Quindi è una scelta importante, perché il contraente di una polizza sposa con la compagnia. Quindi, tanto per concludere, vale la pena di fare un ragionamento basato su tre punti, e i tre punti sono i seguenti. Uno, di che cosa stiamo parlando? Di quali rischi stiamo parlando? Io professionista, da che cosa voglio essere tutelato e quali potrebbero essere i risvolti di una scelta fatta in modo veloce o superficiale? Due, di che tipo di servizio stiamo parlando? Il servizio assicurativo, che segue una polizza di RC professionale, e in particolare in questo settore qua, si concretizza non tanto nell'acquisto che io quello lo posso fare anche via internet, lo posso fare aderendo a qualche offerta, oppure tramite qualcuno, o vari canali. Il servizio fondamentale è basato sul momento più importante che è collegato alle polizze di assicurazione, è quello del sinistro. Quindi è tutta l'attività che viene fatta in caso di sinistro che diventa fondamentale se poi si dovesse verificare un problema nel corso, nella vita di queste pratiche. Tornando al famoso esempio del paracadute, è un po' come se non si dovesse aprire il paracadute. Se io scopro che poi il paracadute non si apre, una cosa è avere, oppure, ecco, ancora meglio, se dovesse essere, nel momento in cui dovesse essere necessario aprire il paracadute, una cosa è avere un istruttore con me lì vicino che mi dice come fare, un'altra cosa è telefonare qualcuno, parlare con un call center e chiedere come si fa. Perché poi l'esempio è un po' pesante, ma poi in caso di sinistro, come vi ho detto prima, se il sinistro capita
capita su una problematica che diventa importante, anche l'attenzione e l'emotività del momento sono importanti. Quindi è importantissimo essere seguiti da qualcuno che ti affianco e ci pilota a fare le scelte giuste, sia da un punto di vista civilistico, sia da un punto di vista penale, perché come vedremo tra un po', che le due cose non vanno necessariamente insieme. Terza, ultima considerazione che sicuramente va fatta, e anche quando parliamo di differenze economiche, ecco, quindi parlando proprio del denaro, tra un certo tipo di servizio e un altro, dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando, cioè se stiamo parlando di differenze a tre zeri o, come nella maggior parte dei casi, di poche centinaia di euro, a volte anche meno. Per cui la domanda che ci dobbiamo fare è: vale effettivamente la pena di rinunciare a qualcosa, a un certo tipo di servizio, per poche differenze, differenze che si concretizzano in poche centinaia di euro, tenendo anche presente che queste coperture sono collegate in genere a contratti importanti, con parcelle importanti, e quindi dobbiamo cercare anche di ragionare in termini relativi. Bene. E io non ho più niente da dire, penso che si è capito benissimo quello che intendevo dire. Ringrazio di nuovo tutti il presidente, il collegio dei geometri e tutti i partecipanti a questo webinar. Invito tutti i relatori ad andare diretti sulle problematiche e sulle esigenze della categoria, anche facendo tesoro di quest'anno trascorso, perché noi dall'anno scorso a quest'anno abbiamo un anno di attività e quindi abbiamo anche la possibilità di riferirci a una casistica ben precisa. Per tutte le cose che dovevano succedere, più o meno sono successe, per cui in tutti i settori di cui abbiamo parlato prima, sia quello della responsabilità civile, le assicurazioni, ma anche l'acquisto dei crediti, abbiamo avuto modo di sperimentare diverse situazioni, e quindi oggi abbiamo la possibilità di dare tutti i chiarimenti del caso. Gabriella, ti ricevo la parola. Grazie, e buon ascolto a tutti. Grazie. Allora, rieccoci. Grazie al dottore Sanfilippo, e passiamo all'intervento della dottoressa Sonia Portanova. In effetti è un onore averla qui, in quanto fa parte proprio della direzione di generali. Le chiedo ovviamente di attivare lo schermo oltre che l'audio, così la salutiamo. E in questo caso l'intervento si concentrerà su RC professionale e RC asseverature, e ovviamente andremo in approfondimento da questo momento in poi. Buonasera Sonia. Buonasera Gabriele, buonasera a tutti i partecipanti a questo corso, seminario o approfondimento tra tecnici, dunque, che questa sera ci vede coinvolti, e che speriamo che a conclusione di serata tutti quanti ne sapremo qualcosa in più, perlomeno su cosa e come fare in ambito RC professionale. Allora, mi ripresento, io, come mi dicevi giustamente tu, e ti ringrazio, sono Sonia Portanova, sono sottoscrittrice in ambito RC professionali in direzione di General Italia, e più precisamente per le professioni tecniche liberali. Pertanto sono, diciamo, l'interfaccia dell'agenzia di Avellino e di tutte le agenzie del mercato per tutti i quesiti e quelle situazioni di carattere, diciamo, extra
standard che si presentano. E tra l'extra standard sicuramente l'RC quest'anno ne ha avuti diversi, soprattutto l'RC tecnica. Parliamo, diciamo, il fiore all'occhiello è la famosa RC asseverazione. E non posso non iniziare il mio intervento dal parlare appunto dell'argomento RC asseverazione. Non vorrei annoiare, anche perché sono magari tutti argomenti che tutti conosciamo abbastanza bene e ci hanno visto oramai da un anno entrare nel merito della questione, però ritengo che sia sempre diciamo di aiuto per tutti quanti fare un minimo di background storico di un anno che ci hanno portato, perché ci aiuta a comprendere perché Generali ha fatto determinate scelte rispetto alla soluzione assicurativa nell'RC asseveratore. Condivido, giusto proprio per avere una piccola presentazione, ma veramente soltanto per aiutarci ad avere l'argomento davanti, ma un argomento, ripeto, secondo me noto a tutti quanti. Allora, sappiamo che il decreto rilancio, quel decreto che post, diciamo, pandemia, inizio pandemia, ha visto raccogliere una serie di iniziative per rilanciare appunto l'economia italiana a seguito del fermo obbligato dettato dalla pandemia. Il decreto rilancio, che ha una data di maggio 2020, ha tra le varie situazioni introdotto una novità importante per l'economia italiana, che è quella della ristrutturazione, dell'aiutare, dell'agevolare la ristrutturazione edilizia italiana. In che termini? In termini di efficientamento energetico piuttosto che antisismico. Cosa prevede di fatto come novità essenziale ed importante? Ha elevato in maniera sostanziale una percentuale detrazione che si può fruire a seguito appunto dei miglioramenti antisismici degli edifici. Questa normativa prevede la possibilità di portare in 5 anni la detrazione degli oneri che abbiamo sostenuto e di poter beneficiare di uno sconto in fattura o di convertire questa detrazione in un credito d'imposta. La percentuale così elevata e la tipologia di intervento che si può fare ha generato di fatto delle altissime aspettative per riqualificare milioni di case degli italiani, e pensando appunto di poter usufruire di questa iniziativa senza dover avere un grande esborso economico. Questo ha generato ovviamente delle aspettative enormi e diciamo che dopo un anno stiamo vedendo che l'attività si è comunque ha generato lavoro e sta continuando a generare lavoro. La novità di questo decreto rilancio, che poi è comunque sempre in evoluzione, vediamo anche l'ultimo decreto, il 157 del 2021, quello di novembre, il 12 novembre, di fatto porta sempre delle grandi novità e degli aggiustamenti. Nella parte iniziale di fatto dava delle input abbastanza di massima, no? Ci diceva che noi potevamo usufruire di questo super bonus per cosa? Per fare degli efficientamenti energetici degli immobili, ovvero passaggio di 2 classi, piuttosto che la classe maggiore laddove si attestava su una classe piuttosto alta, o fare delle miglioramenti antisismici degli edifici di tutti gli edifici ad esclusione di quelli afferenti alla zona sismica 4. Questo cosa faceva? Sì, che per poter usufruire di questi vantaggi fiscali, di fatto bastava essere possessori di un edificio. La norma prevede che le persone fisiche potevano, piuttosto che condomini, potevano accedere a questa agevolazione. Se parliamo di persone fisiche,
era destinata inizialmente alla singola abitazione principale, non alle seconde case. Poi c'è stato anche qui un minimo di apertura successiva. Di fatto, per quello che viene identificato tra l'altro come elemento veramente caratterizzante di questa novità legislativa e che maggiormente ha interessato è la possibilità di avere la detrazione in 5 anni, che può essere fruita dal contribuente, piuttosto che essere scontata immediatamente, beneficiando appunto di questo contributo attraverso uno sconto cosiddetto in fattura, ovvero cedere il credito. Pertanto è tutto un complesso che veramente ha fatto sì di rendere veramente appetibile questo tipo di attività. Lo Stato ovviamente con questa legge si è esposto particolarmente e non volendo correre, diciamo, lui il rischio, cosa ha inserito in questa norma? Ha inserito che per poter fruire di questa agevolazione i soggetti interessati a questo super bonus debbano rilasciare, ci siano dei tecnici che di fatto si assumono una responsabilità dell'opera, della situazione, e che debbano rilasciare delle attestazioni e delle asseverazioni collegate proprio a questi lavori. Pertanto, e per far questo, hanno necessità di avere una polizza assicurativa di responsabilità civile con un massimale adeguato ai lavori e alle attestazioni che debbono asseverare. Tutto questo per far sì che lo Stato sia, tra virgolette, manlevato e sollevato dal problema del rischio, ok? Lo Stato di fatto non vuole, tra virgolette, correre il rischio. E il committente piuttosto che il tecnico vengono sollevati attraverso l'obbligo assicurativo che lo stesso decreto impone. Il decreto però all'epoca non dava indicazioni su come poter dare questa soluzione assicurativa, diceva soltanto che era necessaria. Abbiamo aspettato la legge che è stata convertita a luglio e poi pubblicata ad ottobre, pertanto di fatto con decorrenza ottobre, in cui veniva esplicitata un qualcosa in più sotto l'aspetto assicurativo. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico cosa diceva? Diceva che era possibile fare questa copertura e per un professionista che aveva già una polizza assicurativa per danni da responsabilità professionale poteva essere utilizzata questa polizza. L'importante è che questa non prevedeva delle esclusioni relative all'attività di asseverazione, avesse un massimale non inferiore a 500.000 euro specifico per il rischio di asseverazione, e questo è importante, specifico per il rischio di asseverazione, e garantisse un'altra attività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell'attività. In alternativa a tutto questo, si poteva optare per una polizza assicurativa dell'attività di asseverazione specifica. Questa fattispecie ha fatto sì che Generalitalia scegliesse la soluzione di una copertura singola sul singolo progetto, proprio per maggior tutela del professionista che non si doveva ritrovare ad avere una contabilità, diciamo, separata della propria polizza per comprendere il massimale se era ancora sufficiente ed adeguato alle asseverazioni, perché nel corso della vita professionale, che oramai abbiamo capito che si estenderà da qui ai prossimi 2-3 anni, è elemento importantissimo avere l'adeguata copertura assicurativa. Noi abbiamo molto creduto in questo fin dall'inizio e abbiamo operato fondamentalmente in quest'ambito. Pertanto le nostre coperture magari vista inizialmente come una copertura addizionale rispetto all'RC professionale, pertanto vista quasi come un costo addizionale, di fatto, secondo il nostro punto di vista, tende invece ad essere più tutelante per il professionista che acquista la copertura. Pertanto, abbiamo visto che il
con il decreto di dicembre, poi con la legge di bilancio di dicembre, che ha sancito esattamente i criteri e gli obblighi che il professionista deve avere per poter esperire questa attività di asseverazione. Il massimale deve essere non inferiore a 500.000 euro, questo al fine di garantire i propri clienti del bilancio dello Stato. Ovviamente hanno inserito 500.000 euro diciamo come soglia, anche se poi vediamo che soprattutto per l'ecobonus è un massimale piuttosto importante, che spesso abbiamo lavori anche molto inferiori a 500, ma non possiamo fare altrimenti che emettere coperture con 500.000 euro. Il legislatore, nel momento in cui ha indicato questo massimale minimo, di fatto rimette al professionista la responsabilità di comprendere se il massimale che acquista, che ha in copertura, è adeguato all'opera che assevera. Come dicevamo, il nostro obiettivo è quello di dare la soluzione assicurativa più tutelante per il professionista, perché la polizza individuale fa sì che sul singolo progetto il professionista ha esattamente la certezza del valore che assevera e che è coperto dalla polizza, senza avere contabilità separate piuttosto che percezioni di rischio non ben assicurato. Ovviamente la tutela del professionista di fatto tutela il committente. E questo cosa ci permette di fare? Ovviamente anche noi dal nostro punto di vista abbiamo delle coperture che sappiamo essere in linea con quello che è il dettame legislativo, che non è qualcosa che noi sottovalutiamo, lo facciamo in qualsiasi ambito, l'abbiamo fatto per gli avvocati all'epoca del DM Orlando e anche in questo caso, laddove c'è una legge che ci detta quelli che possono essere dei requisiti di copertura, la nostra ambizione è quella di essere completamente coerenti, soprattutto per rendere sollevati i professionisti dal dover poi loro trovare la copertura, la mancanza, diciamo, per completare la copertura. La nostra offerta cosa prevede? Di fatto, essendo una copertura ad hoc, è veramente modulata sulla legge, pertanto prevede esattamente quello che la legge impone, ovvero la copertura dei danni patrimoniali che sono connessi all'attività di asseverazione e attestazione. Abbiamo formulato un questionario dedicato che è stato anche arricchito nel corso di quest'anno rispetto anche alle novità che si sono introdotte e all'esperienza che anche noi abbiamo maturato. Il massimale viene riparametrato sul valore dell'opera che viene asseverata e la tariffa che abbiamo predisposto è stata diciamo distinta su due macro prodotti che sono su l'unità singole piuttosto che quelle condominiali. E abbiamo definito come unità immobiliari singole quelle che sono funzionalmente indipendenti tra di loro, che hanno magari degli accessi separati, mentre edifici condominiali laddove c'è un condominio, laddove la legge lo impone, ma anche in situazioni, diciamo, dove il condominio non è costituito per legge, ma non c'è una comunione di servizi, dunque parliamo di un condominio verticale, tra virgolette, di un edificio dove le unità sono poste in maniera verticale, per noi è un'unità immobiliare condominiale. Abbiamo una tassazione che prevede dei premi minimi, laddove i valori asseverati sono di valore contenuto, mentre le tassazioni con un tasso che viene applicato al valore asseverato laddove i valori sono di diciamo più importanti. La copertura prevede un'ultra attività di 10 anni e questo secondo noi dal nostro punto di vista è un valore importante
della copertura che ci distingue anche dai nostri competitor, 10 anni che vanno anche al di là di quello che la legge impone, perché la legge impone con la legge di bilancio di dicembre 2020, parla di un'ultrattività di 5 anni che deve avere la copertura in caso di cessazione dell'attività. La nostra copertura single project ne prevede 10, e questo proprio per garantire, per dare veramente la tutela necessaria ai professionisti. Questo periodo di ultrattività, eventualmente abbiamo anche una limitazione a 5 con uno sconto, però è un qualcosa che tendenzialmente non suggerirei, nel senso che come insomma ci siamo detti, la tutela del proprio patrimonio in ambito RC professionale è qualcosa che va un po' al di là alcune volte del costo, e i 10 anni sono veramente un elemento di tutela importante. Come vi dicevo, ci sono competitor che la tutela non la danno come garanzia di base, ma è una garanzia a pagamento. Pertanto noi diciamo sempre, quando ci pongono a confronto con competitor, di verificare il periodo di ultrattività previsto dalla copertura, perché come dicevo spesso l'ultrattività è una garanzia a pagamento. Pertanto è una di quelle situazioni che sono non ben rappresentate e che devono essere invece poi pagate nel caso in cui si decide di dover acquistare l'ultrattività. Per diciamo completezza, possiamo raccontarci insomma dopo un anno di lavoro in ambito RC professionale, noi come Generali siamo usciti con un prodotto che era rivolto a tutti i professionisti, a prescindere dall'avere il professionista la polizza RC professionale con noi o meno. Questo significa veramente essere stati di servizio all'economia nazionale, se vogliamo, e alle RC professioni tecniche. Per quanto riguarda l'ultima novità legislativa che stiamo in questi giorni analizzando, la 157 del 2021, quella relativa al bonus anche per le altre opere di riqualificazione immobiliare, ci stiamo lavorando. È un qualcosa che Generali Italia dovrà entrare sicuramente. Non abbiamo ancora una definizione di prodotto, probabilmente faremo qualcosa di simile al super bonus, però in questo momento non abbiamo il prodotto da poter proporre. È in fase di analisi e sicuramente uscirà nei prossimi giorni. Gabriella, ti posso ridare un momento la parola perché ho bisogno di un bicchiere d'acqua? Assolutamente sì, grazie. Sono qua. Tranquilla, bevi pure, ti tolgo io la condizione. Ok. Allora, nel frattempo che la dottoressa, appunto, credo che sia pronta anche per i saluti rispetto all'intervento, ma sapete che è qua anche a disposizione per raccogliere le eventuali domande più specifiche. Credo che abbia fatto un panorama abbastanza completo di quello che è il macrocosmo del RC professionale e tecnico asseverature. Ovviamente
ci stava dicendo appunto che le risposte alle attuali proposte di legge, tutto quello che deve venire da ora in poi, avrà una risposta pronta per ogni singolo tema. Ovviamente sapete bene, come vi abbiamo anticipato all'inizio, che avrete la possibilità con i nostri consulenti di poter affrontare casistiche specifiche. Se però ci sono delle domande un po' più generiche, noi siamo qui. Vedo che è anche comparso il dottor Fernando Tittoni. Ferdinando, ciao. Buonasera. Oh, buonasera. Io sono ancora in attesa della conclusione dell'intervento, ovviamente, della dottoressa Portanova, però le do il benvenuto in questo momento. Il dottore Tittoni ci ha fatto veramente il piacere stasera di essere qui, manager DAS, e si occuperà un attimo di affrontare con noi velocemente delle problematiche di natura anche penale. Ecco la dottoressa Portanova. Sì, esatto, okay. Grazie Gabriella. Siamo addirittura d'arrivo, però più o meno spero di aver fatto riassunto. La voce tarata sul tempo in agenda. Non si preoccupi, mi rendo conto, anche perché mi si è spenta proprio, capito, allo scadere quasi l'ha tempo. Fatto tutto ad un fiato. Esatto. Ok. Allora, questo però ho sentito, insomma, che giustamente dicevi per i quesiti, per le domande sul tema di scrivere, e sicuramente, ecco, ho affrontato l'argomento di maggiore interesse e sono pronta a rispondere ai vari quesiti. Come il dottore San Filippo anticipava all'inizio del suo intervento, ovviamente non ci proponiamo di dare in questa sede un'offerta assicurativa, perché proprio le singole casistiche, così come lei ha sapientemente detto, determineranno comunque una consulenza personalizzata, e quindi questo va affrontato, voglio dire, separatamente. Quindi grazie dottoressa Portanova allora per questo intervento. Allora, io stavo anticipando ovviamente la presentazione del dottore Tittoni, che a questo punto, a cui lascio la parola a questo punto. Grazie Gabriella. Intanto buonasera a tutti e ringrazio sia il Presidente che Paolo San Filippo e tutta l'Agenzia di Aviolino Italia per l'invito. Ecco. Allora, vediamo, cerco di condividere, spero che mi sentiate. Sì, tutto forte e chiaro. Perfetto. Allora, per quanto riguarda la tutela legale, in merito, diciamo, al discorso del superbonus, sicuramente Paolo prima mi chiedeva il fatto di andare direttamente al punto. Non abbiamo ancora molta, diciamo, certezza di quelle che saranno le evoluzioni in termini comunque di problematiche, sicuramente di natura penale e civile. Sicuramente abbiamo già dei dati, degli aspetti. Oggi, per una asseverazione infedele, il rischio qual è? Intanto procedimenti penali fino a un anno di carcere. Secondo aspetto, sanzioni amministrative che possono andare da un minimo di 2.000 euro fino a un massimo di 15.000 euro e eventuali controversie con fornitori e con clienti. E in merito al discorso dei fornitori, qual è la problematica? Potrebbe esserci che l'asseverazione fedele non deriva da una problematica attinente, diciamo, all'asseverazione presentata, quindi da un errore dell'asseveratore, ma probabilmente dal fatto che parte dell'ente di controllo, andando a fare determinati controlli, potrebbe emergere che effettivamente l'impresa possa aver fatto determinati errori o dovesse aver utilizzato dei materiali non conformi. Di conseguenza, sia l'asseveratore si troverebbe comunque sanzionato, comunque rischi di procedimenti penali, ma avrebbe la possibilità comunque di fare rivalsa nei confronti dei fornitori. Tutte le varie problematiche inerenti invece al contesto dei clienti, che tendenzialmente poi viene coperta soprattutto dall'RC professionale integrativa che abbiamo visto con la collega precedentemente. E, oltre a questi aspetti, andiamo poi un po' più a fondo su quello che effettivamente è una polizza di tutela legale. Allora, DAS è una compagnia leader di tutela legale, si occupa solo di quello e fa parte del gruppo Generali. E, è una polizza con dentro un massimale, esattamente come tutte le polizze tradizionali, ma questo massimale diventa un salvadanaio di spese legali per andare in causa con il proprio avvocato, a patto che la via bonaria in ambito civile la imposti prima il network di DAS. La polizza di tutela legale ha due funzioni. La prima è la funzione di servizio, quindi tramite una consulenza legale e denuncia telefonica, la gestione del caso stragiudiziale,
e un network specializzato in ogni ambito. E questo diventa fondamentale, soprattutto in un contesto comunque penale o di opposizione alle sanzioni che possiamo, diciamo, ricevere come asseveratori, effettivamente avere poi un legale che è specializzato in determinati ambiti, specifico per quelle problematiche, probabilmente in questo momento può avere un valore aggiunto, soprattutto per il contesto che ancora comunque in parte sia una storicità, ma in parte ancora anche delle incertezze. La seconda funzione invece è quella di tutela di determinate spese. Uno può, quando sente il discorso tutela legale, pensa soltanto al fatto dell'avvocato, ma invece una polizza di tutela legale non copre soltanto le spese di un avvocato, copre anche le spese di giustizia, le spese di soccombenza liquidata a favore della controparte, onorari di un legale domiciliario nel limite di 3.000 euro per sinistro, spese di esempio di un perito, potremmo avere bisogno comunque di un CTP di parte o un CTO, spese di accertamenti sui soggetti, contributo unificato di iscrizione al ruolo, spese investigative, spese degli arbitri e quant'altro, come vediamo qua nella slide, fino ad arrivare, diciamo, alle spese per esecuzione forzata, spese della redazione di denunce. Le attività assicurate nella polizza di tutela legale sono diverse. Sicuramente l'aspetto fondamentale è l'asseveratore. Perché? Perché questa comunque è una polizza che è uscita a giugno del 2021 proprio con delle modifiche attinenti al problema dell'asseveratore. Quindi sicuramente l'aspetto principale che oggi, diciamo, ci coinvolge è il discorso dei rischi dell'asseveratore. Ma poi noi andiamo a coprire anche le altre responsabilità che l'asseveratore può ricoprire all'interno comunque, ad esempio, di un cantiere, essendo comunque responsabile dei lavori. Quindi avere una tutela legale in ambito soprattutto penale in questo discorso diventa sempre più fondamentale, perché il penale tendenzialmente non è mai coperto all'interno della polizza di RC. Quindi va fatto comunque un abbinamento, perché finché la compagnia ne ha interesse effettivamente ci potrebbe andare a tutelare, ma spesso e volentieri sul penale non c'è mai interesse. Cosa abbiamo inserito in questo prodotto? Gli aspetti principali sono di novità. Abbiamo incluso ad esempio la cyber risk, quindi una copertura per quanto riguarda una perdita pecuniaria per rimuovere dei contenuti lesivi a seguito di attacco cyber. Poi abbiamo inserito il discorso del decreto legge 81-2008, abbiamo aumentato i massimali fino a 100.000 euro, viste le problematiche che ci potevano essere, ma soprattutto abbiamo inserito delle novità importanti come la litigation PR, che è, abbiamo fatto un accordo con una società terza che si occupa di gestione di crisi mediatiche. Cioè, come diceva prima il dottor Sanfilippo, il problema è proprio un evento importante. Quando c'è un evento importante, il rischio qual è? Che nel momento in cui questo accade, ci potrebbe essere un caso mediatico. Il caso mediatico che significa che a un certo punto comunque i media, prima di una conferma della sentenza, effettivamente aggrediscono il professionista e potrebbero andare a ledere l'immagine comunque di quel professionista. Ecco, noi abbiamo fatto un accordo con una società che hanno all'interno un pool di giornalisti specializzati, diciamo, in queste crisi mediatiche, a tutelare l'immagine comunque del professionista. Le altre novità per adeguarci a quello che era la problematica inerente all'asseverazione è la postuma fino a 10 anni, che in questo caso è opzionale, ma viene inserita, diciamo, tendenzialmente sempre. E le altre cose comunque già c'erano, comunque secondo me vanno un po' approfondite con la consulenza che oggi non possiamo fare, diciamo, immediatamente, ma che potete contattare l'agenzia e chiedere maggiori informazioni. Grazie mille Fernando per questo intervento, è stato veloce ma abbastanza telegrafico, focalizzato, un laser insomma. È meno, a parte il fatto di essere... Proprio preciso, essenziale e sostanziale, quindi ti ringrazio. Secondo me troppi approfondimenti da parte mia, diciamo, non... nel senso, o dedichiamo molto più tempo oppure diventa anche difficile effettivamente parlare, certo, di determinate problematiche. Sicuramente oggi sono... il fatto che un asseveratore, un'asseverazione non veritiera, diciamo infedele, più che non veritiera, infedele, può scaturire in un procedimento penale e quindi da un procedimento penale non ci si può esimere dal presentarsi in giudizio e quindi siamo obbligati a difenderci, ebbene, certo, che ci va probabilmente i costi
diventano abbastanza importanti, ma anche per un discorso di sanzioni che vanno dai 2.000 fino ai 15.000 euro per singola asseverazione presentata. Quindi se uno dovesse avere problematiche su più asseverazioni, effettivamente gli importi cominciano ad essere anche abbastanza importanti. Certo. Abbastanza sintetico come cosa, perché le problematiche sono molto circoscritte. La ringraziamo, e le tematiche sono veramente importanti. Poi adesso che introduco appunto Maria Teresa Miranda, ci dirà anche a livello di agenzia a chi rivolgerci rispetto a questo, che è Nicola Izzo, e appunto per approfondimenti poi abuseremo ancora della sua presenza, insomma. Grazie. Io la ringrazio veramente tanto per aver partecipato, e a questo punto cedo la parola a Maria Teresa Miranda. Un attimo soltanto che togliamo la condivisione dello schermo del dottor Tittoni, altrimenti non riusciamo. Ok. Ok. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Maria Teresa Miranda. Lavoro per l'Agenzia di Generale Vendita Italia dal 2018. Il tempo di... Ok. La diretta. Allora, io faccio parte di un team di specialist che è composto dalle persone che vedete ora sullo schermo. Antonio Vitulano, che si occupa dell'area di responsabilità civile e professionali ed RC per la separazione. Bruno Di Nardo, che si occupa dell'area sinistri. Alfonso Scioce, che si occupa della parte di fisco e previdenza. Giuseppe Ruggiero, che è il nostro promotore finanziario, e quindi potete rivolgervi a lui per tutto ciò che concerne banca generali e i servizi finanziari. Poi abbiamo la collega Maria Laura Scorciarini Coppola, che si occupa della linea aziende dei grandi clienti di agenzia, e come appena nominato il collega Nicola Izzo, che si occupa delle polizze di difesa legale in stretta collaborazione col dottor Tittoni, e poi abbiamo le colleghe Rossella Gomez e Francesca Siciliano, che si occupa invece di Europe Assistance, quindi saranno a vostra disposizione lì dove aveste necessità in termini di viaggio, tempo libero, di andare a valutare delle soluzioni di tutela anche lì dove dovete viaggiare. Io, oltre ad essere un consulente assicurativo e previdenziale, ricopro anche i ruoli di specialist per la linea aziende e di specialist per il super bonus 110%, perché sono la responsabile delle pratiche di cessione del credito d'imposta per la mia sede. Tutto ciò è iniziato il 9 novembre del 2020, giorno in cui non il mio agente generale mi ha dato l'onere e l'onore di essere la responsabile di agenzia per tutto ciò che concerne il super bonus 110%, ma il giorno in cui, in affiancamento ad una collega, abbiamo fatto il primo appuntamento sul super bonus 110% su un cliente, persona fisica, che è titolare di un'azienda edile. E con lui abbiamo aperto la prima pratica di cessione del credito sulla piattaforma che noi utilizziamo per tutta la procedura di controllo documentale e contabile di Deloitte. Il mio ruolo di consulente assicurativo e anche di specialist in affiancamento ai miei colleghi nell'ultimo anno ha portato a più di oltre 150 appuntamenti con imprese del territorio irpino, con privati, condomini. Non mi nego che sono stata invitata e ho partecipato anche a 3 riunioni di condominio. Quindi voi tecnici che mi ascoltate starete sicuramente sorridendo, capendo a cosa mi riferisco in particolar modo. Però ho incontrato anche molti di voi professionisti, geometri, architetti, ingegneri. Ora, questo numero, oltre 150 appuntamenti, ha significato per me e anche per il team di specialist di cui faccio parte, il dover affrontare problematiche e soprattutto essere d'aiuto e di supporto
in materia sia di acquisto del credito d'imposta e sia nella posizione di dover dare delle risposte a quelle che sono e sono continuano ad essere le vostre esigenze come professionisti di copertura assicurativa, sia per quanto riguarda la responsabilità civile di base e sia la responsabilità civile come tecnici assicuratori. Da responsabile delle pratiche di cessione del credito d'imposta, vi indico che ad oggi sulla piattaforma di Deloitte, con cui General Italia ha stipulato un accordo quadro di gestione documentale e contabile, sono da noi gestite circa 63 pratiche di eco e sisma bonus e per 43 di queste pratiche General Italia già si è impegnata ad acquistare in toto il credito prosoluto e queste 43 pratiche sono equamente intestate ad imprese edili, privati e condomini. A stretto giro, per darvi anche dei numeri ben precisi, 21 pratiche sono allo stato della firma del contratto di cessione del credito, nel senso che General Italia si è impegnata con un contratto scritto ad acquistare prosoluto il credito d'imposta dai nostri clienti. 18 pratiche sono allo stato di avanzamento, diciamo il primo stadio di avanzamento, che attesta di aver raggiunto dal punto di vista edilizio almeno il primo 30% dell'opera realizzata. Proprio in questi giorni sono partiti, stanno arrivando i bonifici per queste pratiche, mentre per altre 3 siamo al secondo stadio di avanzamento e per 2 abbiamo concluso quello che è l'iter di rapporto di acquisto del credito d'imposta. Per quanto riguarda i professionisti, al bisogno di competenza e fiducia dei professionisti che io come consulente assicurativo, ma anche i miei colleghi hanno incontrato nell'ultimo anno, abbiamo sempre risposto, come anche nel nostro modo di lavorare, con una consulenza personalizzata. Da un punto di vista personale, quindi guardando a loro come uomini e donne, con figli, con progetti da raggiungere, ma soprattutto come professionisti e quindi in merito a quelle che erano le loro esigenze di responsabilità civile di base, da adattare al nuovo contesto lavorativo che si è andato a creare dopo l'emissione del decreto rilancio e le successive modificazioni, ma anche e soprattutto rispondere alle singole domande di copertura assicurativa lì dove questi stessi professionisti assumevano ruoli di tecnico asseveratore. Nell'ultimo anno mi sono rimaste impresse diverse domande che mi sono state poste da professionisti già clienti della nostra agenzia, ma anche altri professionisti che poi nell'arco di questo anno, l'ultimo anno, hanno deciso di essere nostri clienti, sono affidati a noi. Una delle domande che potremmo dire avrei piacere di condividere con voi e che molti mi hanno chiesto è cosa la copertura di responsabilità civile come tecnico asseveratore deve andare a garantire, cioè qual è il core business della copertura. Vi deve coprire lì dove rilasciata asseverazione dei requisiti stabiliti dalla legge agli interventi di efficienza energetica e asseverazioni di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi di efficienza energetica oggetto di agevolazione e o lì dove vi occupiate anche di riduzione del rischio sismico, la copertura deve andare a coprire per le asseverazioni dell'efficacia di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e l'attestazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi di riduzione del rischio sismico oggetto di agevolazione. Ma in particolar modo, ricalcando anche quello già detto dalla nostra collega dottoressa Portanova, quella che è la soluzione di General Italia, la scelta fatta a monte, è quello di andare a sottoporre una soluzione che sia per singolo cantiere. Perché? Perché l'obiettivo è quello di andarvi a sollevare dall'onere di verificare costantemente la congruità della copertura assicurativa rispetto alle assicurazioni rilasciate. Non darvi il pensiero, prima di accettare un nuovo incarico, andare a controllare la vostra polizza, se ha o meno ancora capienza per accettare quel nuovo incarico professionale. Vi permette di avere una copertura che sia adeguata e cucita sul volume degli incarichi che voi andrete effettivamente a ricoprire passo passo. Il massimale è parametrato
sul valore della singola opera, del singolo incarico che voi andrete a ricoprire, naturalmente a partire dal massimale minimo dettato da legge di 500.000 euro, ma potrete anche scegliere massimali più elevati di 750.000 euro, 1 milione, e poi c'è la personalizzazione della copertura. Andiamo a personalizzarla anche sulla natura dell'immobile su cui andrete a spendere il vostro incarico, perché la natura dell'immobile incide molto sulle indagini e sugli studi che voi andrete a fare, che avete già fatto come studi di fattibilità e computo metrico. Quindi da un lato abbiamo le unità immobiliari, unifamiliari, unità immobiliari, dall'altro gli edifici condominiali. Poi, essendo anche responsabile delle pratiche di cessione del credito d'imposta, mi sono state fatte anche delle domande prettamente le fatture che voi professionisti andate ad emettere. Una domanda è, per esempio, le spese preliminari del tecnico, che valuta la possibilità di ridurre di due classi il consumo energetico di un immobile, rientrano nel superbonus 110%? Sì, lì dove nello studio di fattibilità e poi effettivamente vengano realizzati i lavori preventivati dal tecnico, il professionista può tranquillamente far rientrare quella che è la sua spesa, la sua parcella per prestazione professionale, in quello che è il totale delle spese soggette all'agevolazione fiscale del superbonus 110%. E poi lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere applicato anche alle fatture del tecnico per progettazione o assicurazione di conformità. Esattamente sì, come già sapete, come avete già sperimentato in molte occasioni nell'ultimo anno. Per agevolarvi anche il contatto con me e con i miei colleghi che facciamo parte dello stesso team di specialist, vedete ora in sovrappensione i contatti con cui poterci in qualche modo rintracciare, sia dal punto di vista elettronico che dal punto di vista telefonico. Rimaniamo anche a disposizione ora per i prossimi minuti per quelle che saranno le domande e le osservazioni. Eccoci qui. Appena finiamo la condivisione schermo e l'audio. Allora, innanzitutto ringrazio l'ingegnere Miranda per le FAQ, che poi sono sempre molto concrete, un anno di lavoro che è testimoniato anche dallo spessore delle domande, che a volte sembrano anche abbastanza semplici, ma non sono ovvie per chi fa una prima asseverazione o comunque si sta lanciando adesso. Allora, noi in effetti siamo giunti al termine rispetto agli interventi. Leggo che ci sono delle domande, quindi comincio un attimo a leggerle e poi decidiamo un attimo insieme a chi girare l'eventuale domanda. La polizza RC base che abbiamo assicurato con la società convenzionata con il collegio copre le asseverazioni prezzi introdotte dal decreto legge antifrodi? Allora, io lascerei ovviamente la parola alla dottoressa Miranda. Ovviamente questa è una domanda di comparazione, noi in questo momento non approfondiamo le comparazioni, anche perché come vi stavamo anche trasferendo diciamo, l'idea della comparazione anche mediante uno studio specifico, ma la dottoressa Miranda ha comunque già affrontato questo tema, quindi le passo un attimo la parola. Allora, per quanto riguarda quello che hai appena detto, decreto antifrode è uscito da poco, nel senso che ha visto comunque delle novità, però naturalmente è necessario fare una distinzione per ciò che attiene il super bonus al 110% e gli altri bonus edilizi. Allora, io le indico che per quanto riguarda il super bonus, lei come professionista è coperto tranquillamente dalla polizza di RC tecnico asseveratore, perché per quel che concerne la professionalità dei tecnici, lì è coperta quella che è l'attività di asseverazione e di congruità delle spese sostenute. Discorso diverso è per gli altri bonus edilizi, dove non c'è l'obbligatorietà dal punto di vista della certificazione. Ora, come noi di Generalitalia, anche voi professionisti,
stiamo ancora aspettando quella che è l'ufficialità sia della legge di bilancio 2022 e anche l'evolversi di questo decreto legislativo antifrode per capire un attimo i confini. Però sì, per rispondere alla sua domanda, sì, la copertura assicurativa dei generali copre in toto e perfettamente quello che è l'evoluzione del decreto antifrode. Spero che la risposta sia esauriente. Al momento io guardavo anche negli occhi il presidente che annuiva, quindi siamo contenti insomma della risposta. Non leggo altre domande dirette in chat. Michele ci ringrazia per la risposta nel frattempo. E ovviamente posso, Sonia, dici sì, tutto. Posso certo. Solo aggiungere su questo decreto antifrode certo. Che veramente è la novità ultimissima certo. No? Che stiamo affrontando. E, insomma, il fatto che sia stato già inserito in un decreto che si chiama antifrode, insomma, la dice un po' lunga, no? Dunque siamo evidentemente il legislatore e stanno cercando di mettere, porre molta attenzione su questi super bonus e su queste agevolazioni. E, come diciamo noi, il nostro prodotto ad oggi, abbiamo questo prodotto sul super bonus che oramai è collaudato, sperimentato, tariffato su tutto ciò che è afferente alle altre agevolazioni, anch'esse dal momento che sono scontabili in fattura, anche se con percentuali diverse, parliamo oramai del 60 per il bonus facciate piuttosto che 65-50, su queste fattispecie ci stiamo anche noi orientando comunque a seguito di quello che sarà poi la legge, dove immaginiamo che il legislatore anche qui imporrà dei massimali dedicati e questo farà la differenza, perché quando si parla di massimale dedicato per una garanzia, così come è stato per il super bonus, andare a influenzare lo stesso massimale con altri rischi andiamo e non andiamo ad osservare quello che la legge impone. Abbiamo visto già oggi sul mercato delle situazioni piuttosto naif, come dico io, cioè laddove c'è una copertura sul super bonus e il professionista è anche incaricato di un altro tipo di ristrutturazione che anch'essa prevede magari lo sconto in fattura e che attendere da novembre avrà anch'essa necessità dell'asseverazione, hanno fatto delle polizze onnicomprensive. Attenzione, queste polizze sono contro, non hanno più i requisiti dettati dalla legge del decreto rilancio rispetto al super bonus. Pertanto è secondo noi, dal nostro punto di vista, che stiamo valutando tutto il pacchetto, stiamo aspettando veramente la definizione legge che dovrà avvenire entro l'11 di gennaio, cioè 30 giorni data decreto rilancio, e a quel punto veramente avremo tutte gli elementi per poter formulare la copertura corretta. Ecco, dunque ci rendiamo conto che magari nel frattempo ci possono essere delle situazioni contingenti, urgenti, però attenzione a non avventurarci, magari i professionisti avventurarsi in coperture che magari poi alla fine non rispondano effettivamente ai dettami di legge, soprattutto quando vanno ad inquinare il super bonus, che la legge è molto chiara in quell'ambito. Grazie mille Sonia, questo diciamo completa ovviamente la risposta e credo che siano anche degli ottimi consigli diciamo sulla strategia per fare un'eventuale copertura. Grazie. Allora io non leggo al momento altre domande in chat. Come abbiamo stabilito con questo incontro e con il Presidente, l'idea è quella di garantirvi nei prossimi giorni, ma anche nelle prossime settimane con la dovuta calma, le dovute consulenze one-to-one. Quindi la dottoressa Miranda sarà a disposizione come filtro proprio per tutto quello che poi sono le specificità che ci chiederete. Come il dottore San Filippo diceva, questa è una messa a disposizione da parte nostra appunto proprio per la cordialità anche offertaci per questo incontro, ma anche proprio per l'accordo che vogliamo portare avanti sul territorio con qualità e soprattutto con integrità, quindi garantendovi una presenza territoriale in Irpinia tutta. Con il Presidente stiamo sviluppando eventuali incontri territoriali ora che si potranno fare anche sulle diverse province, e quindi ringrazio ovviamente per questa ospitalità. E
soprattutto siamo a disposizione presso l'agenzia in Viale Italia su appuntamento, ma soprattutto per le norme Covid, e per garantirvi appunto il giusto tempo per affrontare le vostre casistiche e quindi le vostre esigenze. Io vorrei fare un passaggio per i saluti sia con il presidente, che può venire da questo lato, oppure direttamente anche da qua, mi sposto io, gli lascio. No, vieni pure Antonio, gli lascio la sedia, e Maria Teresa può dare anche la videata a Paolo, così utilizziamo soltanto l'audio delle Teresa, così si sentono entrambi, così possiamo salutare la platea. Bene, credo che sia stato un pomeriggio, un'oretta e mezza di proficua, credo io, perché iniziamo un discorso che deve continuare, e anche perché appunto queste nuove normative che escono, appunto il decreto antifrodi e quant'altro, ci impegnano proprio in questo, a trovare soluzioni, e noi siamo ben lieti di poter avviare una collaborazione, come dicevo prima, con Generale Italia, con l'Agenzia di Avellino. Credo di essere il primo collegio d'Italia che fa questo tipo di discorso, e ancora una volta il collegio di Avellino, devo dire, da quando ho riassunto la presidenza, è in prima linea, riesce a fare delle cose prima di altri, e questo ci inorgoglisce, ci rende felici per questo. E quindi, dottor San Filippo, noi speriamo di continuare di avere tante occasioni per collaborare. I colleghi ovviamente faranno le loro decisioni, le loro valutazioni, perché, ripeto, noi proprio per questo siamo stati laici, se così possiamo dire. Non abbiamo fatto nessun tipo di accordo particolare con minimi tariffari, eccetera. Studieremo le varie situazioni che si possono incontrare durante il percorso, e quindi stare vicino ai colleghi. La tutela legale, che ho ascoltato, sicuramente è un aspetto molto molto importante. Ritengo che a volte ci troviamo in contenziosi, al di là del superbonus, al di là dei bonus, di tutto, ci troviamo nei contenziosi in tribunale per banalità, che però purtroppo vanno in sede penale. E mi riferisco soprattutto alle tante piccole sanatorie che a volte noi facciamo, e queste sanatorie portate poi agli uffici del Genio Civile ovviamente sono comunicate in procura della Repubblica. La comunicazione non è solo una comunicazione, poi si trova il giudice di turno che vuole approfondire, il magistrato di turno che vuole approfondire in maniera diversa, proprio il magistrato che archivia come dovrebbe essere archiviato, perché se c'è una sanatoria, si è pagato tutti gli oneri, era in regola per tutto il resto, quindi ovviamente credo che si possa chiudere il discorso. Però ci sono, e io lo posso testimoniare in maniera diretta, delle situazioni in cui appunto si va oltre e si iniziano a indagare sulle dichiarazioni, su cosa è fatto, su cosa non è fatto. Voglio dire, tutto questo implica non solo perdita di tempo, che è importante nel nostro caso, perché quando si perde tempo, noi purtroppo la nostra professione è una libera professione, quindi ovviamente il tempo è prezioso, ma non è solo quello, è perché poi ci dobbiamo tutelare con un legale. Ci dobbiamo andare a fare udienze, probabilmente anche a distanza, e tutto questo veramente crea molto molto disagio. Per non parlare poi dell'esito di quello che può essere l'avventura in tribunale. Per cui credo che anche da questo punto di vista, sebbene insomma mi rendo conto che può costare qualcosa per gli iscritti, per noi, però tutelarsi è sempre un bene rispetto ad ogni cosa. E quindi studiare un qualcosa, delle polizze che possono essere cucite addosso a ogni singolo iscritto, è quello che è il nostro obiettivo che vogliamo percorrere. Per cui credo che da qui inizi un rapporto che deve continuare, e appunto dobbiamo a volte, lo dicevamo prima in qualche incontro che abbiamo fatto, non andare a badare il costo della polizza,
mi spiego meglio. Capisco che a volte risparmiare anche un euro è importante, però andiamo a guardare quello che sono il paracadute che diceva lei prima, giustamente il paracadute che è importante, è azionarlo al momento giusto. Voglio fare una... E quindi, prego, prego. Aspetta che riapriamo l'audio di là, così siamo senza eco. Allora, ovviamente io ringrazio moltissimo le presidenti, tutti quelli che sono stati qui con noi a condividere questa oretta e mezza di webinar. Vorrei fare due precisazioni importanti, perché non vorrei che poi passassero in secondo piano un paio di messaggi che vorrei essere certo siano compresi bene. E il presidente giustamente è lungimirante nel dire per questioni importanti vanno scelti partner e servizi importanti, quindi non bisogna pensare eccessivamente al costo, ma molto di più alla qualità del servizio. E noi abbiamo enfatizzato in questo accordo la parte servizio, quindi come avete visto vi abbiamo messo il nostro team a disposizione, voi tutti avete 9 persone a seconda delle specializzazioni coordinate dall'ingegner Miranda, ma esiste anche la parte economica, l'abbiamo tenuta in secondo piano, però esiste la parte economica nel senso che siamo riusciti ad ottenere a beneficio del Collegio dei Geometri delle tariffe e condizioni particolari rispetto a quelle ufficiali. Ecco, quindi comunque abbiamo portato a casa un risultato interessante, abbiamo per scelta poi deciso di veicolarlo attraverso i canali individuali e farà parte dell'offerta di cui ho parlato prima, però esiste. L'altra puntualizzazione che vorrei fare è sull'importanza anche dell'aspetto tutela legale e del risvolto penale, perché pochi sanno in ambito assicurativo che la parte RC, responsabilità civile professionale, quindi le polizze di RC professionale, in genere non coprono la parte penale. Mi spiego meglio. Nel momento in cui dovesse venire fuori un contenzioso civile collegato anche a un contenzioso penale, poi sappiamo per esperienza che la parte penale è più veloce di quella civile, quindi può diminuire molto su quella civile, le polizze di RC generale sono tenute a tutelare il cliente e quindi a costruirsi il costo del cliente per la parte civile, perché per la parte penale è lasciato libero giudizio alla compagnia di assicurazione se costituirsi o no, ma non è obbligata. Ecco perché si fanno poi, è importante che ci sia una polizza di tutela legale a fianco alla polizza di responsabilità civile, perché non è detto che poi la compagnia trovi conveniente difendere il cliente anche dal punto di vista legale, sappiamo, è penale, e sappiamo che sul penale si pagano fior di parcelle, per cui la polizza di tutela legale serve a coprire tutte e due gli ambiti, perciò abbiamo deciso stasera di inserire anche la parte penale, perché la riteniamo importante per questo tipo di attività. Fernando, che è tornato a video, forse ci vorrei dire qualcosa, non so se voleva interagire con te. Mi dicono che Fernando è tornato a video, forse si è sentito. No, anzi, confermo quanto detto da parte tua, Paolo. Altrimenti salutiamo e continuiamo. No, ti confermo che hai detto tutto, cose giuste, e condivido pienamente, ecco, soprattutto per il fatto che comunque, devi attivare il microfono. Credo sia attivo. No, è attivo. Altrimenti dobbiamo sottotitolare. È attivo. Sì. Mi sentite? Ok, dicono che mi sentono, Paolo. Volevo soltanto dire che confermo quanto detto da te, perché qualora ci dovesse essere un evento importante
il compito comunque di generale è quello di risarcire economicamente un terzo danneggiato. Una volta che ha fatto il suo compito, effettivamente non ha più interesse ad andare a tutelare penalmente il proprio cliente. Quindi il cliente si troverebbe a spendere dei soldi importanti come un procedimento penale. Tra l'altro noi copriamo, ripeto, non soltanto le spese legali, ma anche le spese processuali, cioè altri costi che effettivamente il cliente si dovrebbe pagare. Anche se dovesse avere, diciamo, un avvocato di fiducia, lo paghiamo noi poi effettivamente, ok? E soprattutto il valore aggiunto, secondo me, oggi della tutela legale è il fatto che eroga un servizio. Un servizio come? Tramite ConsulDAS, che è il numero verde, che anche per problematiche preventive a determinate cose può contattare comunque i nostri legali specializzati in ogni ambito che daranno le maggiori informazioni. Se io devo redigere un contratto, la stessa cosa, mi può dare delle informazioni. Quindi questo è un valore aggiunto che, oltre come copertura a fronte di determinati eventi, è un servizio. E oggi il mondo sta andando verso i servizi, come oggi l'Agenzia Generale Italia di Avellino offre effettivamente un servizio con una struttura. La stessa cosa, secondo me, oggi la comincia a fare anche DAS con i servizi che eroga. Prevenire è meglio che curare. Bravo. Guardare le cose bene prima di firmare i contratti piuttosto che intervenire dopo. Chiudo io a questo punto. Okay. Visto che Gabriella ha abbandonato la sua postazione e quindi non abbiamo più la nostra moderatrice, allora l'ho lasciato però spazio al presidente. Saluto io tutti. Sono sicuro che questo accordo sarà molto positivo, ci sarà una proficua collaborazione, perché il buongiorno si vede dal mattino e da un po' di tempo che stiamo collaborando e stiamo facendo delle cose buone. Vi ricordo, l'accordo c'è, andatevelo a vedere, fate le vostre considerazioni. Un saluto a tutti, a presto, rivedervi. Riprendo la parola. Riprendo la parola ed in ordine comincio con i saluti. Innanzitutto i nostri consulenti anche qui presenti online, che hanno accompagnato tra l'altro le persone che ci hanno aiutato in questo speech. Ringrazio la dottoressa Sonia Portanova per essersi messa a disposizione, Fernando Tittoni, ma allo stesso tempo anche Nicola Izzo, che voglio dire, ora lo vedo fermo, prima del movimento finalmente lo vediamo in postazione. Giuseppe Ruggiero anche collegato, i nostri consulenti, il presidente che è qui accanto a me, che mai è alla mia sinistra, il dottore Paolo Sanfilippo, Maria Teresa Miranda, ma veramente il collegio, perché abbiamo avuto disponibilità, abbiamo avuto accoglienza e soprattutto sappiamo che da adesso in poi faremo un nostro tour in Irpinia per poter agevolare questa categoria professionale. Quindi veramente grazie a tutti. Vi diamo appuntamento ovviamente in piattaforma del collegio, laddove ci siano dei prosegui e quindi soprattutto altre date anche in presenza. Grazie a tutti e buona serata.